La Galleria di Diana, la Reggia di Benaria, ospita la nuova edizione di Baeba, la manifestazione organizzata dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier, su Barolo e Barbaresco, edizione 2015. 100 produttori, oltre 300 vini, Fabio Gallo, Presidente AIS Piemonte. Intanto è una delle tante manifestazioni per festeggiare degnamente i 50 anni di AIS. Sì, quest'anno sono 50 anni che è stata fondata l'associazione, quindi un anno importante dove stiamo organizzando per festeggiarla una serie di appuntamenti molto importanti. E quest'anno quindi la degustazione Baeba del 2015 è ancora più importante, appunto perché riveste questo appuntamento, questo festeggiamento appunto di 50 anni. Tino Colla, Poderi Colla, a San Rocco Seno d'Elvio, avete appena festeggiato i 20 anni dell'azienda. Sì, abbiamo festeggiato i 20 anni lì a San Rocco Seno d'Elvio, che è una delle tre aziende che abbiamo. Invece qui oggi presentiamo le altre due, la tenuta Roncaglia di Barbaresco, col Barbaresco Roncaglia 2012, e l'altra azienda è a Monforte per il Barolo Bussia, d'Ardile Rose, e presentiamo il Barolo Bussia 2011. Giulia Benso, dell'azienda Casa Ginare Marchesi di Gresì, un'azienda storica che però ha iniziato a vinificare in proprio di recente. Esatto, la vinificazione in proprio nacque nel 1973, sulla decisione del titolare, Alberto di Gresì, che decise di sospendere l'attività di semplice conferitore di uve, cosa che avvenne fino all'anno, al 1973, in cui il Marchese decise di sospendere l'attività di conferitore e di cominciare con la vinificazione in proprio. Eleonora dell'azienda Barale, azienda storica a Barolo. Sì, Barolo di Barolo, siamo l'azienda in centro paese ed è da 5 generazioni che la nostra famiglia produce vini a Barolo. Questi prodotti di punta che presentate oggi? Naturalmente il Barolo della nuova annata, il 2011, poi abbiamo la fortuna anche di avere un piccolo vigneto nella zona Serraboella e quindi produciamo anche il Barbaresco, Serraboella, sempre della stessa annata. Alberto Viberti, Cascina Ballarina, un'azienda giovane relativamente, a La Morra. In particolare che cosa presentate oggi? Oggi portiamo, come anche gli altri produttori, Barolo 2011, noi abbiamo tre tipi di Barolo 2011. Barolo sia proveniente dalla Morra, Bricorocca, il Cru Bricorocca dell'Annunziata, e poi Bussia che è di Monforte, e poi il nostro Barolo base. Elena, all'azienda Cordero di Montezemolo, l'azienda di famiglia, presentate tre Baroli del 2011, quali sono le differenze fra i tre? Allora, abbiamo il nostro Barolo base, il Barolo più rappresentativo, che è il Barolo Monfalletto, che proviene da un anfiteatro di vigneti che è proprio di fronte alla nostra azienda. Abbiamo anche due cru, il Brico Gattera, che proviene dalla famosa collina dove abbiamo questo cedro del Libano centenario che è stato piantato nel 1856, e invece un Barolo classico che proviene da Castiglione Falletto, che è l'Enrico VI. Se voglio comprarli per conservarli a lungo, 18 anni, quali devo prendere dei tre? Ma diciamo, io punterei o sul Brico Gattera o su un Enrico VI. Siamo sempre più giovani, Chiara Corino, azienda di famiglia, nata da poco, perlomeno come vinificazione, dopo essersi separati il papà dallo zio. Intanto quanto producete e su che superficie? Allora, noi produciamo 50.000 bottiglie annue, più o meno, e abbiamo 8 ettari, uno in affitto. Alberto Boerzio, giovanissimo produttore, iniziato nel 2003, qua presentate due Baroli. Dovendo scegliere fra i due, cosa mi consiglia? Ma io onestamente li assaggerei entrambi, perché derivano comunque da due singole vigne del comune di La Morra che hanno caratteristiche, diciamo, molto singolari, quindi sono vini diversi, quindi secondo me sarebbe opportuno assaggiarli entrambi. Il primo Barolo è un Barolo che deriva dalla zona di produzione Castagni, il secondo è un La Serra, quindi è un cru storico di La Morra, che vengono prodotti volutamente con la medesima filosofia, quindi la stessa produzione per pianta, la stessa vinificazione in modo naturale, quindi con fermentazioni spontanee, anche l'affinamento è il medesimo, perché noi cerchiamo tutti gli anni di avere dei vini che abbiano una loro peculiarità, quindi siano riconducibili a un determinato terroir, a un determinato vigneto.
Bye Bye 2015 è l'occasione anche per l'undicesima edizione del concorso Nebbiolo Master, un concorso ideato per valorizzare il vino Nebbiolo piemontese. Mauro Carosso, delegato AIS Piemonte, intanto i concorrenti da dove arrivavano quest'anno? Ma quest'anno i concorrenti arrivavano come sempre un po' da altre regioni rispetto al Piemonte, però abbiamo avuto un bel gruppetto anche di nostri ragazzi di Torino, quindi erano 9 in tutto, di cui 5 esterni e 4 nostri piemontesi. Sono arrivati poi in finale 3 nostri soci sommelier, un toscano, un umbro e un ligure. Che e ha vinto? E ha vinto il sommelier proprietario di un'enoteca a Livorno, che si è aggiudicato il primo premio.